facendo i conti per andare a Bolzano e parlare di questa scomparsa. Da lunedì scorso non si hanno più notizie di questa tranquilla coppia di pensionati, Laura e Peter. Sono usciti di casa, ma a un certo punto, verso quest'ora, il loro telefono ha smesso di funzionare, non hanno più risposto ai messaggi della figlia, che ha lanciato l'allarme. Cosa è accaduto a questa coppia? Ivan Bacchi è pronto per gli aggiornamenti, ma intanto vediamo la sua ricostruzione. Non c'è traccia dei coniugi di Bolzano, Laura e Peter. Sono letteralmente scomparsi nel nulla. Sono due ex insegnanti in pensione, visti per l'ultima volta il 4 gennaio alle 18 di sera. Quella sera sono usciti per una passeggiata, avevano con sé i telefonini, i quali hanno smesso di funzionare simultaneamente attorno alle 22 di sera. I carabinieri sono nel riservo più assoluto e coordinano le ricerche a 360 gradi, nella speranza di trovare un indizio, una prova. Sono stati setacciati i boschi in cui erano soliti passeggiare, le rive del fiume Isarco e del Talvera vicino a casa loro, con l'ausilio sia degli elicotteri che dei cani molecolari. I loro nomi non risultano in nessuna delle liste passeggeri di treni o aerei in partenza. Continuano anche oggi le ricerche dei coniugi che sono scomparsi. Oggi è la volta dei sommozzatori, fra poco si immergeranno nelle acque del fiume Isarco che attraversa la città. Quello che vedete poco distante è il Ponte Resia. Ieri ci sono stati i cani molecolari, oggi è il momento dei sommozzatori. Vivevano in questa villetta con il figlio Benno, di 30 anni, insegnante pure lui, che ha dato notizia della loro scomparsa solo 22 ore dopo. Le indagini sono proseguite anche per il sentiero di Santo Osvaldo, luogo d'inizio di molte passeggiate dei coniugi, che fatalmente porta diritto all'hotel Eberle, in parte distrutto da una frana il 5 di gennaio. Il giallo della loro scomparsa è sempre più fitto. Nessuna pista o indizio da seguire, sono scomparsi senza lasciare apparentemente nessuna traccia. Allora andiamo in diretta con Ivan Bacchi, ci sono diciamo possibilità che ci sia davvero una connessione tra quello che è accaduto all'hotel e la scomparsa di questa coppia? Buonasera Alberto, allora per quanto riguarda questa connessione non è molto probabile perché l'hotel è franato il giorno dopo alle 3 del pomeriggio, di loro non si sa nulla già dalla sera prima alle 18. Allora loro sarebbero usciti dopo le 18 per una passeggiata, prima ovviamente delle 22 che c'era il coprifuoco, stiamo parlando quindi attorno alle 9. I loro telefoni però hanno smesso di funzionare simultaneamente entrambi. Alcuni dicono che loro erano soliti andare a letto insieme e spegnere i telefonini attorno alle 22. Questo significherebbe che loro sono usciti la mattina dopo senza accendere i telefoni, sono andati a fare la passeggiata e poi sono risultati vittima della frana. Beh, Ivan, comunque quello che viene escluso, che mi pare molto importante, è escluso che loro non si siano allontanati diciamo di loro spontanea volontà, loro sono usciti perché tutto quello che è stato trovato in casa eccetera lascia intendere che loro volessero tornare a casa, giusto? Sì, tutto testimonia questo, non ci sono valigie che sono state fatte, lei è uscita con una borsetta, sono usciti con i telefoni, non ci sono i loro nomi in nessun viaggio. Ci troviamo in un punto, Alberto, dove oggi a un certo momento qui si è creato un grande assembramento di forze. C'erano gli elicotteri, c'erano i cani cinofili, ci sono stati i sommozzatori che sono andati nel fiume Isarco. Qui c'è stato proprio, in questo punto, c'è stato un momento in cui si sono trovate tutte le forze dell'ordine per parlare, sono rimaste almeno 20 minuti a parlare. Sembrava veramente che ci fosse stata una soffiata, che avessero ritrovato qualche cosa. Certo. Ma il giallo invece si infittisce perché non è stato trovato nulla. Nulla. E dunque continua allora chiaramente l'indagine e le ricerche, torneremo su questo, grazie a Ivan Bacchi, vedo che lì come abbiamo documentato prima c'è la neve, temperatura immagino molto rigida. Rigidissimo, io penso che tu abbia detto che il freddo c'è freddissimo, c'è una temperatura incredibilmente freddo, quindi sicuramente non avrebbero potuto resistere la notte fuori. Grazie Ivan Bacchi.